Ok, dovremmo essere in diretta. Buonasera a tutti. Eccoci qui. Allora, bentrovati. Benvenuti e buonasera. Allora, siamo su Bridges of Light, Ponti di Luce, che è sempre un gruppo fantastico. Tutte le volte lo dico prima di fare una diretta, ma tutte le volte ci vuole perché ve lo meritate. Sia chi frequenta il gruppo, sia chi lo gestisce. Quindi va fatta questa premessa tutte le volte, perché in realtà non è sempre bellissimo fare momenti in diretta, fare delle sessioni online soprattutto. Intanto perché non capisci mai chi c'è dall'altra parte, no? Quindi non sai se qualcuno ti sta ascoltando, se stai parlando da sola, se anche qualcuno ti sta ascoltando, che cosa. Come riceve, ecco, quello che tu stai dando, quello che stai mettendo in campo. Quindi non è facile decidere di fare una trasmissione in diretta su un canale pubblico. Devo dire, io non ne faccio da nessun'altra parte, le faccio però qui. Perché mi piace tantissimo il pubblico, l'accoglienza, il modo che hanno le persone su questo canale di interagire con le serate e con le dirette. E quindi eccoci qui. Questa sera parliamo insieme di un argomento che potremmo intitolare così: Il nostro talento e come portarlo nel mondo. È un argomento vastissimo e soprattutto non semplice. Quindi io vi racconterò un pochino cosa mi piacerebbe fare, cosa vi vorrei proporre in questa sessione insieme e voi mi raccomando, tutto quello che vorreste domandare, tutto quello che vorreste approfondire, scrivetelo nei commenti. Io li vedo in tempo reale, i vostri commenti, no? Infatti, ciao Laura e ciao Antonella. Intanto sono contentissima di leggervi, mi fa piacere che siate qui e mi fa anche piacere che questi commenti mi confermino che effettivamente stiamo trasmettendo e siamo in diretta. Allora, appurato che ci vediamo e ci sentiamo, vorrei, sì, appunto, raccontarvi la modalità di questa sera. Questa vorrebbe, nella mia intenzione, essere una sessione di canalizzazione, cioè di channeling, in particolare aiutandoci con la simbologia delle geometrie sacre, che sono per me la chiave di lettura fondamentale per entrare in relazione con il mondo dell'invisibile, il mondo dell'energia e soprattutto il nostro mondo interiore, che non è fatto solo di pensieri o di emozioni, ma è fatto principalmente di flussi energetici che ci attraversano, che risuonano dentro di noi, e che in qualche modo abbiamo per la mente spesso necessità di tradurre per poter fare un pochino di chiarezza. Quindi, specie sull'argomento di stasera, il talento e come portarlo nel mondo, credo che le domande possano essere tante. Se vi fa piacere partecipare in diretta o anche in differita, scrivete la domanda che vorreste porre nei commenti e io possibilmente risponderò a tutti.
altrimenti andrò un po' nell'ordine in cui Facebook me le propone. E, ad esempio, grazie Carolina che hai rotto il ghiaccio. Carolina chiede: riuscirò a manifestare i doni, i miei talenti? Perché ci sono diverse resistenze che mi fanno tergiversare. E forse c'è un tempo che non è ancora arrivato. Quello che volevo proprio dire, Carolina, tu mi hai fornito la domanda e l'esempio perfetto, è che sebbene partano dal nostro vissuto strettamente personale, le nostre domande, le nostre necessità, le richieste che avanziamo, spesso durante queste sessioni accade che si fa una domanda personale che però risuona con il vissuto di tanti altri e anche la risposta si aggancia ad un'energia personale, ma ha anche delle componenti che vanno oltre l'individuo, no? Vanno oltre la personalità singola e interessano anche a tutti gli altri. Quindi è vero, io faccio una domanda, magari, ma ascolto, magari in una serata, 3, 4, 5 risposte e in un qualche modo in tutte queste risposte trovo un qualcosa per me. Quindi ascoltiamo anche in quest'ottica, no? Sia le domande sia le risposte che vengono create per noi e anche per gli altri. Quindi la domanda è veramente universale. Manifestare i doni, i talenti e le resistenze che ci sono a questo proposito. Per ascoltare le indicazioni in questo senso è una buona cosa sempre trovare una situazione di contatto anche con il corpo. Quindi prendo qualche bel respiro, mi radico e poi ascolto. Se riesco, posso anche chiudere gli occhi se la situazione me lo permette e posso centrare la mia presenza e la mia respirazione sul quarto chakra, che in genere è quello più ricettivo durante questo tipo di lavori. Quelle che tu chiami resistenze sono in realtà occasioni di aggancio, sono risonanze, dipende dalla prospettiva con cui le osservi. Una tua resistenza significa che stai sperimentando direttamente un blocco, una difficoltà, un dolore, una paura che anche altri che sono nel tuo campo energetico o ci arriveranno presto a contatto, stanno vivendo. Chi si pone come tramite di qualsiasi talento manifesta una delle forme più pure ed essenziali della propria vibrazione, del proprio spirito. Non si trova su un gradino più in alto rispetto alle altre persone, al contrario, può manifestare al proprio livello solo per altre persone al proprio livello. Le resistenze che senti sono i ponti che possono collegarti a chi del tuo talento potrà beneficiare. Se hai timore di mostrarti, questo timore è l'esperienza diretta e la chiave che ti permette di entrare in relazione con chi vive lo stesso timore in modo autentico e paritario. Non giudicare le tue resistenze, al contrario,
Osservale come indizi, tante briciole che segnano il sentiero, tanti sassolini bianchi che ti guidano attraverso tutto il cammino. Cambiando la prospettiva, cambia la consistenza della resistenza. L'energia ritorna, eppur non raggiungendo la perfezione, il tuo amore trova la via per raggiungere chi hai intorno e chi lo può ricevere. Allora, avrete visto, grazie Carolina per aver fatto la domanda e per aver aperto le danze questa sera, no? Avrete visto magari che prima di rispondere facevo questa cosa, questo rumore e questo movimento. Sono due dadi di legno, quelli che utilizzo. In particolare, ve ne faccio vedere uno, ha delle forme geometriche incise sulla superficie. Non sono proprio perfette come realizzazione perché le ho incise io, della spirale però vado fiera, mi è venuta bene, e li utilizzo come facilitatore, come strumento facilitatore, soprattutto quando siamo a distanza e non c'è un contatto diretto. La geometria che stava sotto a questa canalizzazione è la geometria del pentagono. Ora, io vorrei mostrarvi alcune immagini legate a questa geometria. Faccio un passo indietro. Questo libro l'ho scritto io e parla proprio di come attraverso gli archetipi delle geometrie ho imparato nel tempo e collaudato un sistema di contatto, di ascolto dell'energia e di noi, no? Siccome è un libro illustrato e ci sono tante immagini, vorrei mostrare il pentagono, ad esempio, risuona con il quinto chakra. La canalizzazione parlava di ponti. Ponti che collegano noi e l'esterno. E il quinto chakra è proprio il punto dove si apre un passaggio, una comunicazione tra noi, il mondo che abbiamo dentro e il mondo fuori, sia quando comunichiamo noi ad altri, sia quando ascoltiamo l'altro lato della comunicazione. E spero che sia stata utile e interessante. Grazie Carolina per aver condiviso la tua domanda. Dopo Carolina scriveva Carmela e diceva: non è semplice portare il talento nel mondo, la difficoltà sta nello scoprire il proprio talento. Vuoi perché non ti ascolti davvero, vuoi perché la mente è colma di tanti pensieri, come si fa a trovare il nostro vero talento? Come si fa, soprattutto una volta che abbiamo un'intuizione, ad essere sicuri di averlo trovato? Questa è un'ottima domanda. Quindi ora io riprendo i miei dadi geometrici e magari proviamo a metterci in ascolto da questo punto di vista, di questo aspetto. Come sempre, come prima, vi chiederei di trovare una situazione confortevole, comoda. Se potete fermarvi un attimo, se potete chiudere o socchiudere gli occhi e prendere qualche bel respiro, svegliando anche il corpo, non solo l'attenzione della mente. Come si fa a sapere di aver trovato il nostro vero talento?
La prima cosa che accade quando utilizzi in una qualsiasi forma il tuo talento è che l'energia che tu condividi ritorna da te. Ti senti innanzitutto più felice, in secondo luogo più carica, più centrata, più capace di superare le difficoltà. Il talento è un qualcosa che si esercita per se stesso. Ars gratia artis, l'arte per l'arte. Non lo si fa per chi lo possiede o per chi lo riceve. Non c'è una parte che sacrifica qualcosa e l'altra che riceve un dono. Il talento si esercita per il talento stesso, perché non c'è altro da fare, perché non c'è altro senso nel possederlo se non di metterlo in campo. Allora, se pensi di aver trovato una forma possibile del tuo talento, sperimentalo. Non perdere tempo a cercare conferme da altri o a giustificarti. Sperimentalo e subito capirai se esercitandolo sei felice, è una forma di talento. Se esercitandolo aumentano i pensieri, la mente diventa protagonista. Ti senti vittima o ti senti obbligata o incompresa? Allora no, stai perdendo energia e la mente sta prendendo il sopravvento. Può sembrare semplice, ma è semplice. Non complicarti la vita. Non importa se ti riesce bene, benissimo, o c'è qualcuno meglio di te. Se ti rende felice e soprattutto se toglie centralità mentre lo eserciti alla tua persona, allora è un talento. Se ti sembra di sparire ai tuoi stessi occhi e fonderti in qualcosa di più grande, stai esercitando un talento. Può darsi tu lo eserciti solo per te stessa o decida un giorno di donarlo anche ad altri. Questo non fa alcuna differenza per la vita. Esercitare il talento è indispensabile. Nessuna vita è mai fallita, ma se il talento non viene esercitato, è un grosso spreco, un grandissimo peccato. Non lasciare che accada. Prova. E poi, a prova conclusa, rifletterai, non al contrario. La geometria collegata a questa canalizzazione era quella dell'ottagono. L'ottagono ha questa caratteristica, dentro agli archetipi delle nostre geometrie, di ricercare, l'armonia, qualche volta addirittura la perfezione. Ha questa capacità di ricordare quanto è bella, completa la visione di insieme della vita e desiderare riprodurla in qualsiasi azione, momento o situazione che mette in atto. E quindi a volte si blocca l'ottagono che abbiamo dentro perché sembra che non sia abbastanza
abbastanza perfetto quello che andiamo a fare. Sembra che non sia, che non siamo abbastanza bravi, che non sia abbastanza unico, meraviglioso quello che andiamo a proporre. E quindi aspettando di arrivare alla perfezione, finisce che non ci si mette mai in gioco. Meglio iniziare e poi perfezionarsi via via. Così mi sembrava dicesse un po' la canalizzazione legata all'ottagono. Grazie Carmela per questa domanda. Rosanna, ecco, ho trovato l'altra domanda. Rosanna, ciao, come potrei portare i miei talenti nel quotidiano? Ecco, questa è una domanda da 1 milione di dollari, anche questa, no? Lo dicevo all'inizio, questo gruppo ha una qualità alta di fruitori, fate delle ottime domande. Ok, come portare i miei talenti nel quotidiano? Ascoltiamola, questa indicazione. Se vedi che il percorso dal talento al quotidiano non è sempre lineare e a volte non ti è chiaro e ti sembra di perderti o di non sapere da che parte incominciare, cambia completamente la prospettiva, ribalta il punto di vista. Non partire dal tuo talento, parti dal quotidiano. Guardati intorno. Di cosa hai bisogno? Di cosa hanno bisogno le persone intorno a te? Cosa potrebbe essere migliorato? Cosa è molto bello e merita di essere diffuso e fatto conoscere? Guardati intorno nel quotidiano, parti dal fondo, dal punto d'arrivo e partendo dal quotidiano. Per fare fronte a quello che serve, attingi alle tue capacità. Chiediti cosa puoi fare tu. Scoprirai che il talento in ogni essere umano è multiforme. È come l'emanazione della luce, che quando attraversa il prisma, si divide in tante sfumature di colori, in infinite sfumature di colori. È sempre la stessa luce, è sempre lo stesso talento. Più lo sperimenti nei diversi contesti, e più sarà facile vederne tutte le sfumature e capire a cosa appartengono, da dove provengono. Parti dal fondo, da quello che c'è. E la strada poi, via via che la percorri, diventerà sempre più magica e chiara. Neanche a farlo apposta, è uscita sempre la geometria dell'ottagono. L'ottagono, per intenderci, è fatto così. Vediamo un po' se riesco a mostrarvelo. Abbiate pazienza perché non ho le diapositive, ho la carta. L'ottagono è quello che sta qui in alto. Questo qui. Ed è appunto legato tanto ad una idea di perfezione, di onore, di mostrarsi degni, mostrarsi all'altezza, di esserci
ed esserci bene, di poter essere di esempio. È una geometria davvero piena di luce e di bellezza, l'ottagono che ci portiamo dentro. Abbiamo proprio bisogno spesso di avvicinarlo a quello che abbiamo a disposizione. Ottagono non significa compiere qualcosa di perfetto, significa fare tutto quello che posso nel modo migliore che posso. E poi la vita farà il resto. Mi sembrava che fosse abbastanza in linea anche questa risposta con la precedente, sempre legata all'ottavo. Partire da quello che c'è e poi vedere cosa succede. Laura dice: sì, quando lavoro mi sento una meraviglia, però allo stesso tempo ho voglia di andare avanti, voglio specializzarmi e non so quale strada prendere. Ascoltiamo in questo senso come fare a riconoscere la strada giusta. Quale geometria dentro di noi, quale energia? A riconoscere la strada giusta per migliorare i nostri talenti, per farli crescere, fiorire sempre di più. Guarda come fanno gli alberi. Gli alberi non decidono quando fiorire o quando perdere le foglie, quando fare frutti o rinnovare la chioma. Gli alberi seguono il ritmo delle stagioni, il ritmo della terra. L'essere umano non è diverso in questo dagli alberi e quando sente l'impulso, il richiamo a crescere e migliorare, non ha a disposizione tutte le opzioni del mondo. Al contrario, ha bisogno di guardarsi intorno e scoprire in che stagione si trova. Guardati intorno e scopri quali sono le cose importanti della tua vita ora? Quanto tempo hai a disposizione? Quante risorse? Quante energie? Fai come fanno gli alberi. Senti il suolo, il sole e la stagione. Senti quello di cui disponi e quanto puoi mettere in gioco. Non pensarlo. Sentilo. Entra dentro il tuo corpo fisico e tramite questo ascolta quali sono i tuoi bisogni indispensabili, quali sono le tue priorità, quali sono i tuoi impegni e le tue responsabilità. Ascolta quello che c'è. E in base a questo apparirà semplice e naturale quale ramo del tuo talento coltivare e far fiorire in questo momento. Ma non devi partire dal pensiero, devi entrare dentro il tuo corpo e poi dentro la tua vita quotidiana, in modo da fare chiarezza nella materia e nell'energia tangibile. Allora diventerà molto più chiaro anche quello che può essere e
e quali possibilità davvero ti interessano. Ecco, la geometria legata alla canalizzazione di Laura era l'esagono. L'esagono è una geometria collegata al nostro primo chakra. Tra le geometrie sacre è quella che proprio rappresenta l'albero, le radici, lo stare nel territorio, sia fisico che energetico. Spesso io ho questa sensazione, no? Spesso noi pensiamo di poterci trasformare, cambiare a nostro piacimento. L'esagono, il primo chakra, in particolare nella geometria dell'esagono, ci ricorda che non siamo completamente slegati da tutto. Siamo dentro un corpo, siamo insieme ad altre persone magari, siamo in un territorio, abbiamo un prima e un dopo, abbiamo un contesto intorno. La geometria sacra dell'esagono parla tanto di contesto, di collegamento, di aderenze, di appartenenze. Se voi ci pensate, l'esagono in natura, una delle sue manifestazioni più famose, se vogliamo, no? Più diffuse sicuramente, anche più antiche, è l'alveare delle api. Ogni ape costruisce la sua celletta esagonale, che per forma e caratteristiche è elastica, resistente e soprattutto si aggancia perfettamente con le altre celle esagonali, non rimangono buchi tra un contorno e l'altro. E questo dà alla costruzione d'insieme una solidità e un'accoglienza, una funzionalità veramente importanti. Tanti architetti l'hanno presi ad esempio, gli alveari delle api. E la stessa cosa accade energeticamente con noi. Se teniamo conto di quello che abbiamo intorno, è più solido quello che costruiamo, ma è anche più adatto, più confortante, più bello alla fine dei conti. Quindi grazie per la domanda, è stata proprio una buona occasione. Anche Donatella fa una domanda: posso sapere quali sono i miei doni creativi? È una bella domanda questa, e soprattutto una bella formulazione, doni creativi. Mi interessa ascoltare innanzitutto come si trovano i doni creativi. È proprio un bel modo di dirlo. Mi piace l'accostamento di doni creativi. E allora riportiamoci con la presenza nel corpo. Come si trovano i nostri doni creativi? Quali sono? Cosa sono per noi? Hai usato proprio la parola giusta, creatività. Quello che fa il talento quando lo esercitiamo nella nostra vita è proprio un atto creativo. Permette di nascere a cose che prima non esistevano, apre strade che prima non erano tracciate, crea incontri e riconoscimenti che altrimenti non si sarebbero mai verificati. Molte strade si avvicinano e si incontrano
grazie ad un atto creativo nato esercitando il talento. È poco importante individuare una forma precisa per esercitare il talento, ma quello che ti può essere d'aiuto è la considerazione che i tuoi talenti per te sono doni. Allora parti da questo. Di cosa senti il desiderio di ringraziare? Perché cosa di tutto ciò che vive in te ringrazieresti perché ce l'hai, perché l'hai ricevuto? Quello è il punto di partenza per cercare il talento, ciò di cui sei grata alla vita, al cielo, alla fortuna. Scegli tu. Dove c'è gratitudine, c'è un dono. E dove c'è un dono, c'è l'inizio di un qualcosa che arriva. Da una dimensione più grande e per sua natura conduce a una dimensione più grande. Se hai voglia di cercare, in questo modo puoi trovare. Sembra incredibile, ce ne sono tante di combinazioni possibili, ma è uscito ancora l'esagono. Il primo chakra. Quindi questa sera oscilliamo. Abbiamo avuto risposte che andavano dal settimo al primo. Il settimo è legato alla geometria sacra dell'ottagono e il primo alla geometria sacra dell'esagono. Ora è finito il tempo a nostra disposizione. Io vi ringrazio per aver partecipato. Se vi fa piacere, aggiungete il mio profilo ai vostri amici, ai vostri contatti e se volete potete dare una sfogliata, alle mie pagine, alla mia pagina, Il Viandante Antico, che è linkata nel titolo, nel commento di questo video. Se vi fa piacere e vi incuriosisce, fate un salto a vedere il mio libro e il mio sito internet. L'enneagramma del mutaforma. Disponibilissima a darvi tutte le indicazioni, naturalmente. Si parla proprio di talenti, di geometrie sacre e di modalità per riconoscerli dentro di noi ed ascoltarli. Questa sera l'abbiamo fatto con una canalizzazione. Leggendo un libro si fa in altre modalità, ma è sempre la stessa direzione, la stessa frequenza. Grazie a tutti, buona serata.